Ciao Stefania! Ehi, Ciao! ciao Paola! Ciao! Hai visto che questa volta mi sono ricordata di chiamare io? Brava, stavo proprio aspettando, avevo voglia di vederti. Ecco, senti un po', ti è piaciuta la storia dell'altra volta? Chi io? Esatto! Sì, tantissimo! Ho riso e poi mi hai insegnato che a volte l'ironia e la furbizia sono un bello strumento quando sei un po' giù di morale. Bella, bella! Ecco, interessante perché invece la storia che volevo raccontarti oggi è la storia di uno che proprio tanto furbo non è. Ecco, è uno un po' credulone. Uno un po' così che crede agli altri, facile da prendere in giro, quindi. Ah. Appunto, è la storia di un pittore che si chiama Oh. Calandrino, che Ok. si fa prendere in giro da due suoi amici, perché oltre a essere credulone è anche un po' avaro e lui vuole assolutamente diventare ricco. Tutti lo vorremmo comunque, ok. Ecco, proprio per questo però lui cade nel tranello che gli fanno i suoi due amici più furbi. Però una cosa, ti racconterò questa storia in un modo un po' diverso. Insomma, io ho cambiato il finale, perché nella storia lui arriva a casa e poi litiga con sua moglie. Ma a me non piaceva questo finale e quindi l'ho raccontata in un modo un po' diverso. Brava Paola, perché proprio di gente che litiga e di cose tristi in questi giorni no, non ne abbiamo voglia. Se le storie ci devono aiutare per la quarantena, che almeno ci facciano sorridere. Brava! Ecco, allora stasera a casa mettiti comoda perché arriva per te la storia di Calandrino e l'elitropia. Bello, non ne vedo l'ora. Grazie Paola. Ciao, Ciao! alla prossima. Ciao ciao! Ciao ciao. Nella città di Firenze viveva un modesto pittore chiamato Calandrino, noto per la sua semplicità di mente. Costui era uso frequentare due altri pittori, Bruno e Buffalmacco, entrambi gran mattacchioni che spesso si divertivano a beffarlo. Un giorno Bruno e Buffalmacco si recarono nel laboratorio di Calandrino, insieme a loro anche Maso, un mattacchione fiorentino che non perdeva occasione per burlare gli sciocchi. I tre iniziarono a chiacchierare mentre Calandrino continuava a dipingere. Calandrino fingeva di non ascoltare, ma in realtà prestava orecchio. Cominciò a parlare delle virtù di alcune pietre e a dir cose meravigliose sul potere dello smeraldo e del rubino. Calandrino si avvicinò per ascoltare. Maso cominciò a descrivere pietre miracolose che però si trovavano troppo lontano, nel paese di Bengodi, dove si trovava una montagna di formaggio parmigiano grattugiato, in cima alla quale c'era gente che da mattina a sera non faceva altro che cuocere gnocchi e ravioli in brodo. Quel paese, ahimè, era troppo distante. Ma Maso disse che si trovava comunque un tipo di pietra dalle virtù grandiose anche vicino a dove abitavano loro. Si trattava dell'elitropia, una pietra di straordinaria virtù perché aveva il potere di rendere invisibile chi la teneva addosso. Maso confidò che sulle rive del Mugnone, un fiumicello che passava a poca distanza da Firenze, qualcuna si poteva trovare a cercare accuratamente. Bisognerebbe sapere di che grossezza e di che colore sono, pensava Calandrino. Quasi per caso, Maso spiegò, proprio in quel momento, che ve n'erano di varie grossezze, ma tutte di un colore quasi come nero. Non ho fatto a meno di sentirvi parlare. Parlavate di pietre magiche, quella che si trova vicino a noi, Elitropia, Elitroc, no, non me lo ricordo bene il nome, ma perché non andiamo a prenderla? Compagni, potremmo diventare ricchi,
ricchi, perché se questa pietra dal potere strano ci rende invisibili, noi possiamo andare al mercato dell'oro degli orfi fiorentini a Pontevecchio e passiamo, siamo invisibili e possiamo prendere l'oro, diventeremo i più ricchi di Firenze, potremo dedicarci sempre solo all'arte. E sì, e certo, invisibili. E non passeremo tutta la nostra vita a dipingere dei muri lenti come lumache e a fare sempre solo il nostro lavoro. Sì, ci state? Andiamo, compagni! Bruno e Buffalmacco non riuscivano a credere che Calandrino fosse cascato così facilmente nel tranello. Si fecero un cenno d'intesa e dissero: «Dici bene, Calandrino, ma non ora. Andiamoci domani, quando la gente sarà tutta a messa e noi potremmo cercare indisturbati». La domenica Calandrino andò a chiamare i suoi amici e tutti insieme raggiunsero il Mugnone. Calandrino era il più volenteroso, andava avanti, saltando di qua e di là. Appena vedeva una pietra scura, vi si gettava sopra, la raccoglieva avidamente e la riponeva dentro la camicia. Gli altri due, senza farsene accorgere, ridevano di Calandrino, che ormai con le tasche e la camicia piene di pietre si era alzato le falde della casacca, le aveva assicurate alla cintura e ne aveva fatto un doppio sacco per mettervi sempre nuove pietre. Era il momento di beffare Calandrino e fargli credere che fosse diventato invisibile. «Ma dove è finito Calandrino?» chiese Buffalmacco. «Se fosse qui gli tirerei una pietra!» «Anche io gli tirerei una pietra!» «Quel furfante ci ha beffato, gliene tirerei un'altra, e poi un'altra, e poi ancora una! Ecco che cosa si meriterebbe!» Calandrino aveva ormai lividi in tutto il corpo, ma era felice. Pensava davvero di essere diventato invisibile. Non aveva capito che i suoi due amici, come anche Maso, gli avevano solo fatto uno scherzo. Credendosi invisibile, tornò a casa, ma appena mise piede in casa, sua moglie disse: «Ah, eccoti, finalmente! È un'ora che aspetto! Calandrino, te l'ho detto, dovevi arrivare all'ora di pranzo, mai una volta che riesci ad arrivare in tempo!» «Eh? Ma sì, ma certo che ti vedo! Sei qui davanti a me, come potrei non vederti, no?» «Che cosa? Una pietra che ti rende invisibile. Tu avresti trovato una pietra che ti rende invisibile. L'elitropia. Per favore, non dire sciocchezze. Non so chi ti abbia messo in testa certe cose, però adesso cambiati, lavati, che è ora di mangiare. Non te lo dirò un'altra volta.» «Hai ragione. Non sono arrivato per pranzo, ma... ma se... allora mi vede... mi ha parlato, quindi mia moglie... ma mia moglie mi vede! Ma io ho la pietra del potere dell'invisibilità e lei mi vede lo stesso! Accidenti! È proprio vero che le donne vedono anche le cose che non si vedono, sì, sì! Per mia sfortuna, le donne vedono proprio tutto!» Ma che cosa stai dicendo, Calandrino? Invisibile, l'elitropia... io non ti capisco proprio!» «Però va bene, forse hai ragione tu. Forse le donne sono le uniche che possono vedere qualcosa che non si vede. Chi lo sa?» E questa è la fine della nostra storia, sì, la fine. Anche se quella vera, quella di Boccaccio, finisce in un modo un po' diverso. Finisce con me e con mio marito che litighiamo furiosamente e volano anche degli schiaffi. Ma a noi la storia raccontata così non piaceva proprio. Avete visto? Mio marito, Calandrino, è talmente credulone che casca nel tranello degli amici e pensa di essere davvero diventato invisibile. Voi l'avete capito che non è così, che glielo fanno credere solo per beffarlo e fargli uno scherzo. Però a lui piace tantissimo pensare di essere invisibile. E sentiamo, voi che superpotere vorreste avere? Io credo che se io e Stefania avessimo un superpotere, saremmo... ecco, sì, saremmo proprio così.
Come ti chiami e che superpotere hai? Ciao, sono Tempo Girl. Ciao, sono Idea Girl. Il mio superpotere è quello di poter velocizzare o rallentare in tempo. Insomma, posso far durare un minuto, un momento noiosissimo, oppure 10 anni, un momento che adoro. E tu? Il mio superpotere è quello di entrare nella testa degli altri, vedere le idee e i pensieri anche se non parlano. La prima volta che ho usato il mio superpotere è stato quando sono riuscita a far durare 10 secondi un noiosissimo pranzo di famiglia. Mi sono accorta del mio superpotere quando da bambina mi facevano i complimenti per i miei disegni, ma pensavano tutt'altro. Facci un esempio del tuo superpotere. Allora, un esempio del mio superpotere. Quando incontro qualcuno che non ho voglia di vedere, beh, sento qualcosa del tipo: ciao Paola, come stai? Ecco. Invece, quando incontro qualcuno che ho molta voglia di vedere, con cui ho voglia di passare del tempo, sento: ciao, ciao Paola, hai voglia di venire con me a prendere un caffè? Possiamo divertirci, possiamo raccontarci tante cose. Io, quando mi trovo in mezzo alla gente, è davvero divertente. Ascolto le idee di tutti, i commenti che fanno. E se incontro le persone che sono allegre ma dentro sono tristi, provo ad ascoltarle. E se incontro le persone che sorridono ma dentro piangono, provo a farle divertire, a renderle felici. E questo mi fa sentire speciale. Come stai vivendo questa quarantena? Sto vivendo bene questa quarantena. Per me durerà più o meno 2 minuti, quindi non è un problema. Questa quarantena per me è un vero disastro, perché vedo le rabbie, le paure e le delusioni di tutti quanti dello stare in casa. Salutate chi vi ha ascoltato. Ciao a tutti da Tempo Girl. Ciao, ciao a tutti da Idea Girl. Eccomi qua, il vostro amico Calandrino. Io ho un bellissimo potere, grazie a quella pietra, la pietra Etropia, insomma, quella magica che mi ha reso per davvero invisibile. Potrò diventare ricco, vado qua e là a prendere tutte le cose, gli altri non mi vedono. O posso ascoltare i discorsi di mia moglie, o spiare cosa dicono di me gli amici. È un grande potere, essere invisibile. Voi, l'avete sentita quelle due matte prima? Anche loro hanno i loro poteri. E voi? Voi non avete mai sognato, immaginato di avere un superpotere che vi possa permettere di fare qualcosa di grande, qualcosa che amate, qualcosa per cui potete essere ricordati, qualcosa di utile o di divertente che cambi queste giornate così lunghe in casa? Beh, per esempio, Calandrino suggerisce che voi pensiate al vostro potere, lo immaginate, disegnatelo, scrivetecelo, raccontatecelo anche con dei video, con quello che volete. Ah, perfetto, così faremo poi tutta una raccolta di questi superpoteri e mandatecelo. Dunque, l'indirizzo dovrebbe essere cultura@comune.alba.cuneo.it, ma in qualche modo ve lo faremo avere anche con più precisione. Voi, mi raccomando, pensate, producete e mandate. Aspettiamo i racconti e i disegni dei vostri superpoteri, quasi come il mio, un grande superpotere, vedete? Il mio è il superpotere dell'invisibilità. Ci sono? Non ci sono. No, ci sono, vero? Avete visto che sono scomparso? Boh, mi raccomando, aspettiamo tutti i vostri contributi. Ciao dal vostro amico Calandrino!